Quello che vedrete oggi sarà il primo video di 5 di una serie in cui voglio aiutarvi con qualche consiglio, con qualche piccolo tip a migliorare la vostra ritrattistica, ma non voglio andare a spoilerare la programmazione futura e parliamo di quello che sarà l'argomento di oggi, ovvero come andare a scegliere la propria lente per fare ritratti. Ciao ragazzi, bentornati, benvenuti se siete nuovi qui sul canale. Oggi, primo video di una nuova serie che voglio portare, saranno 5 appuntamenti in cui vi do qualche consiglio, qualche tips a livello tematico per ciascun video su come migliorare la vostra ritrattistica. Non mi soffermerò su temi già visti e rivisti, triti e ritriti, ma il mio obiettivo è quello di darvi qualche consiglio un pochino fuori dagli schemi, darvi un assaggio della mia visione sulla ritrattistica per aiutarvi a migliorare i vostri scatti e le vostre fotografie di ritratto. Per cui mettetevi comodi e partiamo con quello che è il topic del giorno, ovvero come scegliere la propria lente per fare ritratti. Di base, qualsiasi lente può andare bene per fare ritratti. Sfateremo tanti falsi miti sulle ottiche consigliate per fare ritratti, perché ce ne sono davvero parecchi, ragazzi, e tutti noi abbiamo quella lente che rappresenta al meglio la nostra ritrattistica e la nostra fotografia, quella lente che sopra tutte le altre focali noi preferiamo, la lente che ci rappresenta. Oggi vorrei cercare di aiutarvi, farvi capire quello che è stato il mio processo per capire qual è stata la mia scelta, qual è stata la mia lente, e soprattutto sperare di aiutarvi ad arrivare a questa consapevolezza anche per voi, che secondo me è estremamente estremamente importante. Fondamentalmente voi potete fare ritratti con qualsiasi lente, ovviamente ce ne sono alcune più indicate piuttosto che altre. Se dovete fare scatti estremamente ambientati, molto contestualizzati, un 24-35 mm è una scelta ottimale. Se preferite fare close-up, fotografia di dettaglio, una focale molto lunga, dall'85 mm in su, è sicuramente una scelta migliore. Se invece volete qualcosa di un pochino più standard, un pochino più classico, il classico 50 mm è la scelta perfetta. Ma non stiamo qui a fare un elenco di tutti gli obiettivi e a cosa servono. Vengo subito al sodo. La mia lente preferita, la lente con cui io ho fatto la maggior parte del mio percorso come ritrattista, è stato il 35 mm. Nella fattispecie il 35 mm Sigma Art, ma il modello, la marca, poco importa in questo discorso. Come sono arrivato io a capire che il 35 mm era effettivamente quella lunghezza focale che preferivo, che andavo sempre a cercare, anche quando mi trovo ad utilizzare ottiche zoom? Involontariamente, inconsapevolmente, io vado a ruotare la ghiera sui 35 mm e la lascio praticamente sempre fissa lì. Io, come la grande maggioranza di voi, di chi sta guardando questo video o di chi ha iniziato a fare ritratti, ho iniziato a scattare con il classico cinquantino da 100 euro per Nikon, e ogni volta che mi trovavo a fare ritratti, puntualmente mi trovavo nella situazione in cui ciò che vedevo attraverso l'obiettivo era sempre troppo stretto rispetto a quello che io volevo fotografare, che c'era nella mia testa, e mi trovavo sempre a fare un passo indietro per avere l'inquadratura che desideravo. Ovviamente questa cosa non è sempre possibile, tante volte mi sono trovato a scattare in location che non mi permettevano di avere questo margine di movimento, e così ho capito che avevo bisogno di qualcosa di leggermente più wide, non di tantissimo, quindi non di un 24 mm, ma qualcosa che mi aprisse leggermente di più il campo. E soprattutto la cosa che mi ha aiutato moltissimo a capire che la lunghezza focale che faceva per me era il 35 mm era che ciò che io volevo scattare corrispondeva alla perfezione a ciò che i miei occhi vedevano, al campo visivo che io vedevo con gli occhi. E per chi non lo sapesse, 35 mm è la focale che più si avvicina al campo visivo dell'essere umano. Di conseguenza, provando a tutti gli effetti un 35 mm su full frame, ovviamente, sono arrivato a capire che quella era la focale che faceva per me. Ed effettivamente per tanto tanto tempo io ho scattato solo ed esclusivamente col 35 mm, sia nella ritrattistica, ma in realtà anche nella street. Per buoni 4 anni è stata la mia unica lente e di conseguenza anche la mia lente principale. E nel capire che quella era effettivamente la focale che preferivo,
tutte le mie foto hanno iniziato a plasmarsi secondo sempre lo stesso modo di vedere, di inquadrare le scene. E questo poi è andato a formare un po' quello che è il mio stile, quello che siete abituati a vedere ad esempio su Instagram o quello che siete abituati a vedere anche qui sul canale. Ad esempio anche questo video in questo momento è registrato a 35 mm perché a tutti gli effetti è il tipo di inquadratura che mi permette di far lavorare meglio il cervello e soprattutto di restituire a schermo e in fotografia di conseguenza quello che il mio occhio vede e che vorrebbe appunto trasporre nel contenuto, nel prodotto finale. E il mio consiglio non è tanto quello di andare a leggere su forum, su riviste o dove preferite quale lente fa per voi. Il mio consiglio è quello di cercare di provare quante più lunghezze focali possibili. Cercate da amici. Ci sono negozi che vi permettono di provare per un'ora, mezz'ora, a seconda delle politiche del negozio, una lente prima di scegliere se acquistarlo o meno. Provate con mano e capite quali sono le cose che voi fate con quella lunghezza focale, perché soltanto in questo modo voi andrete a capire qual è l'obiettivo giusto per voi. Se vi rendete conto che siete sempre inclini ad avvicinarvi ad un soggetto, probabilmente quello che state utilizzando è fin troppo wide per quello che volete andare a realizzare. Se invece tendete sempre ad allontanarvi, magari con qualcosa di un pochino più grandangolare, un pochino più aperto, come può essere un 24 mm o appunto un 35 mm, potreste riuscire a trovare quello che fa per voi. E soprattutto, il grande consiglio che do è provate lenti fisse. Per un semplicissimo discorso, soprattutto se siete alle prime armi, utilizzare lenti zoom non è esattamente la cosa che consiglio più di tutte. Sì, certo, io utilizzo tutt'oggi lenti zoom, ci sono certe circostanze, certi lavori dove una lente zoom letteralmente vi salva la vita e vi facilita tantissimo il lavoro, ma una lente zoom tendenzialmente vi porterà ad impigrirvi, vi porterà a non muovervi nella scena e preferire sempre la zoomata al movimento. E muoversi attorno al vostro soggetto vi permetterà innanzitutto di cambiare completamente inquadrature e prospettive, cosa estremamente importante soprattutto per chi ha le prime armi, per capire come ci si muove attorno ad un soggetto e capire come si inquadra correttamente un soggetto all'interno di un ritratto e quali sono i punti di forza e debolezza di una lente. E soprattutto utilizzare un'ottica zoom vi darà sempre quella percezione di poter far tutto, quando in realtà è così, ma con una lente fissa otterrete sempre un risultato qualitativamente superiore. Ovviamente questo paragone funziona nel momento in cui andiamo a paragonare lenti bene o male dello stesso livello tra zoom e lenti fisse, ma tendenzialmente le lenti fisse sono lenti molto più nitide, molto più pulite a livello di restituzione dell'immagine, proprio perché sono un'unica focale e la lente è costruita in una maniera particolare, per cui la resa finale è estremamente più alta rispetto a un obiettivo che deve andare a scorrere su più focali. Per cui l'avere una lente fissa, secondo me, è fondamentale all'interno di un corredo di un ritrattista. Quello che vi consiglio di fare, ragazzi, è innanzitutto di capire quali sono gli ostacoli che trovate con quello che utilizzate attualmente durante gli shooting, quali sono le cose che non vi piacciono e con cui vi andate a scontrare ogni volta che scattate. Se vi rendete conto che dovete essere sempre troppo lontani dal soggetto, probabilmente state utilizzando qualcosa che è troppo spinto per quello che volete andare a realizzare. Ad esempio, nel mio caso, mi piace molto essere vicino al soggetto quando scatto, perché mi aiuta a mantenere un contatto, a parlarci, a dialogarci e di conseguenza a migliorare poi quella che sarà la fotografia, perché non dimenticatevi che quando c'è un rapporto con chi state fotografando, automaticamente la foto andrà a trasporre anche questa tranquillità e leggerezza nel soggetto fotografato, e questa cosa è molto importante. Ovviamente questo passa dalla tranquillità anche del fotografo, e nel momento in cui voi siete in difficoltà durante uno shooting per un qualsivoglia motivo, questa difficoltà andrete a trasmetterla anche al soggetto che voi andate a fotografare, per cui è molto importante trovare qualcosa che vi faccia sentire tranquilli quando scattate e non vi mette i bastoni fra le ruote. Per cui ragazzi, provate, analizzate le vostre foto e analizzate quelli che sono per voi i punti di debolezza e gli ostacoli che trovate davanti. Se avete l'occasione, tramite amici e tutte le possibilità di cui vi ho parlato prima, provate tante lunghezze focali, cercate di capire e soprattutto acquistate lenti luminose, perché avere una lente luminosa salva sempre il c'è poco da dire, e spendete magari qualcosina in più, però acquistate qualcosa di qualità, perché la qualità, ragazzi, fa la differenza, a differenza di quello che dicono tanti che l'attrezzatura non conta. Ragazzi, l'attrezzatura conta, e come, dopo un po'.
Ovviamente, ragazzi, io vi ho parlato di quella che è stata la mia esperienza con la scelta della lente, vi ho parlato di come mi sono mosso io nello scegliere appunto la mia lente, di quelle che sono stati gli step che mi hanno portato a scegliere il 35 mm come la mia lente, la lente che utilizzo per la maggiore. Ognuno ha il suo percorso, ovviamente. Ognuno andrà a plasmare la propria fotografia secondo la propria strada e la propria storia, per cui prendete quello che ho detto io come un consiglio, prendete quello che ho detto io non come una cosa universale e che va fatta così, perché se siete arrivati già ad esempio a questa consapevolezza, magari può essere inutile quello che vi ho appena detto, però magari se siete alle prime armi e non capite cosa acquistare, provate a ragionare in questo modo, perché secondo me riuscirete ad arrivare ad una quadra. Per cui ragazzi, il video è finito, io spero che il video possa esservi stato d'aiuto, non mi sono soffermato su cose estremamente tecniche perché non penso ce ne sia bisogno e non mi sono soffermato su modelli di lenti, non mi sono soffermato su caratteristiche tecniche di qualsiasi tipo, perché ognuno a seconda di ciò che utilizza sceglie quello che si può permettere e che reputa più consono alla propria fotografia. E diciamo che il mio voleva essere un consiglio soprattutto sull'approccio della scelta della lente, come capire quale lunghezza focale fa il caso vostro. Io spero che possa esservi stato d'aiuto e spero soprattutto che possa essere stato un buon consiglio per chi magari è ancora in alto mare, chi ha bisogno di capire ancora questa cosa e capire cosa fa per lui. Per cui ragazzi, il video è finito, io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi possa interessare questa serie che inizierò a portare avanti qui sul canale. E detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace. Detto questo, grazie di nuovo per la visione, noi ci vediamo al prossimo video.